Buongiorno amici di La Mia Vita Spaziale. Oggi vorrei fare una puntata un po' speciale, che non parla di software, ma di hardware, perché anche l'hardware può cambiare la nostra vita e renderla sempre più digitale. Dopo la sigla. La Mia Vita Spaziale. Come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Tutto è nato dall'incontro con un mio amico notaio, e i notai, si sa, sono persone molto tradizionali. Invece questo mio amico notaio è uno molto avanti, che vuole rinnovare, nonostante non sia proprio giovanissimo, vuole rinnovare la sua vita e renderla sempre più digitale, e pertanto mi segue con molto interesse, perché vorrebbe trasformare tutto lo studio, vorrebbe trasformare un po' tutto quello che fa, rendendolo sempre più al passo coi tempi. Quindi lui possiede attualmente 2 cellulari, possiede un tablet, un computer, insomma si fa un po' di confusione tra tutte queste cose. Ho dovuto insegnargli a memorizzare le password, perché altrimenti un po' si perdeva. Ma soprattutto lui ha un problema, che quando va in giro vuole prendere appunti e riceve delle mail con dei documenti che gli interessano, e voleva un posto dove conservare tutte queste cose. Allora gli ho parlato del cloud. L'ho attivato su Google Drive, su il file, l'applicazione di Apple che ha sul suo iPad e sul suo iPhone, è molto efficiente, e però insomma così pian pianino sta accumulando in varie cartelle un po' tutte le cose che lui fa. Ma quando partecipa a qualche riunione con i suoi colleghi notai deve prendere degli appunti, e allora non sapeva bene come fare. Io gli ho fatto vedere il mio iPad Pro, che ha la Apple Pencil, questa bellissima penna con la quale si può scrivere direttamente sullo schermo. E però una persona che non è molto, come dire, avvezza a prendere in mano queste cose digitali, scrivere su uno schermo con un pennino favoloso come quello di Apple è una cosa abbastanza così innovativa, forse troppo per lui. Allora oggi mi è apparso davanti con una scatola, perché lui è andato in un negozio e ha comprato Bamboo Slate. Io non conoscevo questo strumento, da tempo seguivo un po' tutto questo fenomeno di cose un po' simili alla scrittura manuale fatta su carta, e che però si trasferisce anche sul computer. E devo dirvi la verità, io sono sempre stato abbastanza contrario a questo miscuglio tra carta, penna e digitale. Io personalmente uso iPad Pro e con la mia Apple Pencil prendo tutti gli appunti che voglio e sono direttamente memorizzati dove devono andare. Così ho abolito completamente la carta nella mia vita, io uso solo il mio iPad Pro e leggo gli ebook sull'iPad Pro, insomma la carta davvero non la uso più. Ma questo Bamboo Slate è un bello strumentino che è adatto a persone come per esempio questo notaio che conosco, cioè persone che non vogliono rinunciare alla carta, non vogliono rinunciare nemmeno alla penna, eppure vogliono entrare nel digitale. Che cos'è Bamboo Slate? È una piccola tavoletta, tra l'altro molto ben rifinita, con una specie di stoffa che lo rende anche al tatto molto simpatico, una tavoletta con una piccola fessura dove si può infilare una penna, la penna di Wacom, che è la casa che ha prodotto questa tavoletta, e alla parte superiore della tavoletta c'è una fessura nella quale si inserisce un blocco notes di carta, e inserito c'è proprio un blocco notes normale formato A5, ma la vendono anche di formato A4 la tavoletta, quindi permette di usare un blocco più grande, fatto a fogli normali, fogli di carta normalissimi, nessun tipo di carta speciale, niente di tutto ciò. Allora cosa si deve fare? Si apre questo blocco come un normalissimo blocco che è infilato dentro questa tavoletta, ma molto leggera, che fa, come dire, da supporto al blocco notes, e con la penna si prendono tutti gli appunti che si vuole. E quindi questa è una procedura molto normale che tutti noi sappiamo fare benissimo, quindi possiamo fare dei disegni, possiamo scrivere delle scritte usando una normalissima penna a sfera.
che è la penna però speciale di questa tavoletta. A sinistra, un po' nascosto di questa tavoletta, c'è un tastino che è la magia di questa tavoletta, perché con questo tasto cosa succede? Tac, si produce automaticamente un PDF o un'immagine, come io desidero, delle scritte, del disegno che io ho fatto sul foglio di carta, e si trasferisce sull'iPhone, si trasferisce sull'iPad, si trasferisce su qualsiasi altro tipo di supporto digitale. C'è un'applicazione apposta di Wacom che permette di lavorare con questa tavoletta, che si chiama Wacom Inkspace, e tutto quello che io scrivo con la penna viene trasferito lì. E questo è fantastico, perché basta solo un tasto e io ho subito in digitale questo documento. Poi questo notaio mi ha chiesto: ma che cosa devo fare? Perché io vorrei avere un'agenda dove, per esempio, viene un cliente, viene qualcuno, io prendo degli appunti e voglio sapere che l'ho preso quel giorno lì, in quel luogo specifico. Gli ho detto: molto semplice, basta usare Day One. C'è una puntata del mio podcast proprio dedicata a che cos'è Day One. È un bellissimo diario che ti permette di fare un sacco di cose, molto semplice, molto potente, interconnesso con tutti i dispositivi che tu stai usando. E quindi dalla tavoletta io con un tasto mando questo file dei miei disegni, delle mie scritte, direttamente dentro l'applicazione sua nativa, la quale mi permette di condividere, mandare una mail e anche inviare con un solo click, inviare per esempio dentro Day One. Morale della favola: questo notaio è contentissimo perché ha trovato la soluzione dei suoi problemi, prende gli appunti con carta e penna davanti ai clienti senza sfoggiare strumenti digitali o cose strane, e poi appena torna nel suo studio schiaccia il tasto e tutto viene memorizzato e trasferito dove lui preferisce. Quindi la consiglio, anche se io non prendo niente, non è che me l'hanno regalata questa cosa, non ci guadagno nulla a fare questo, però ho visto questo strumento in azione e devo dire che devo ricredermi dalla mia diffidenza di questi strumenti che mescolano sia l'analogico, diciamo, e poi anche il digitale. Bene, vedete quante cose belle accadono attorno a noi, e ciò che favorisce, aiuta una persona può aiutare molti altri, e questo è proprio lo scopo anche di questo podcast, cioè diffondere una cultura sul digitale, perché usiamo sempre di più questi strumenti, viviamo il futuro già nel presente, perché oggi abbiamo una tecnologia straordinaria nella nostra tasca con il nostro iPhone e possiamo fare un sacco di cose meravigliose, migliorare il nostro lavoro, la nostra efficienza, tenere sotto controllo anche le cose più banali della nostra vita, insomma riorganizzarci un po' tutto per semplificare, perché lo scopo del digitale non è quello di complicarci la vita. Un vero strumento ci semplifica la vita, ci aiuta. Quando invece la tecnologia, il digitale, ce la complica, allora naturalmente non serve più. E però il più delle volte è perché non sappiamo usare le cose, oppure ripetiamo delle azioni perché non sappiamo che esiste quell'app specifica che fa magari esattamente quello che noi vorremmo fare, e stiamo cercando così artigianalmente, come dire, di costruire un da farsi. Come diceva Steve Jobs, c'è un'app per ogni cosa, e davvero c'è un'app proprio per ogni cosa, e c'è uno strumento anche per ogni cosa. Io sono innamorato del mio iPad Pro e posso usarlo tutto il giorno e ho abolito la carta, ma magari qualcuno ha bisogno invece di una tavoletta come questa qui di Wacom, che può aiutarlo a scrivere i propri appunti e a memorizzarli. Allora io vi invito a ascoltarvi, che chi è nuovo, anche tutti i podcast precedenti, perché sono tante chicche che vi ho segnalato, e tutto questo può essere oggetto di discussione, di diffusione alla zia, agli amici, ai parenti, a qualcuno che è interessato a rendere la propria vita sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.